Onorevole Busin, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il Governo, da quanto si apprende da fonti di informazione di stampa, si appresta a confermare per altri 6 anni al Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. E questa è un'occasione nella quale, a nostro parere, sarebbe opportuno invece un bilancio, diciamo, di quello che è l'operato del governatore. Non si vuole qui personalizzare, ma si vuole parlare della funzione della Banca d'Italia e di chi la presiede, che, lo ricordo, ha accennato anche prima il mio collega, a prescindere dai compiti di stabilità, di garanzia, di stabilità monetaria che sono stati delegati in toto nel momento in cui si è entrati nell'Eurozona, la BCE, ma comunque restano in capo a Banca d'Italia degli importanti compiti riguardanti la sana e prudente gestione degli intermediari finanziari, la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario e l'osservanza delle norme che regolano appunto la materia del credito e dell'intermediazione finanziaria. A nostro parere, ma è credo di tutta evidenza, che questo compito è stato come minimo troppo spesso disatteso dalla Banca d'Italia in questo periodo. È mancata l'individuazione di condotte che avrebbero compromesso appunto la stabilità del sistema, con le conseguenze che sappiamo derivano direttamente in capo ai risparmiatori, ai soci delle varie banche, ai portatori di interessi delle banche in generale. Ma ancor più grave è che, una volta rilevate queste mancanze, la Banca d'Italia non ha agito, prima di tutto comunicando con il dovuto allarme alla Consob i fatti rilevati, ma soprattutto non sanzionando, non interrompendo certe pratiche che, a voler essere buoni, potremmo definire di mala gestio, ma che in qualche caso si sono rivelate delle condotte decisamente truffaldine o delinquenziali in alcuni casi specifici di banche. Un caso io lo conosco bene, perché l'ho vissuto da vicino, che è quello della Banca Popolare di Vicenza, ma anche di Veneto Banca. E la Banca d'Italia in questo caso, in questo specifico caso, ha avallato, ma direi di più, in certi casi ha fatto pressioni al limite dell'intimidazione per indirizzare alcune scelte strategiche di questa banca, acquisizioni, fusioni, sono state citate anche prima, con Veneto Banca, con Banca d'Etruria, ma anche acquisizioni di Cariprato, banche già in difficoltà, che non hanno fatto che aumentare e moltiplicare lo stato di dissesto di questa banca. E altri episodi che sono noti, perché sono balzati agli onori della cronaca, sono stati ripresi più volte da organi di stampa, che hanno in qualche modo gettato delle ombre sul corretto rapporto che invece deve esserci fra controllore e controllato. C'è stata un'evidente convergenza di interessi, commistione di interessi fra Banca d'Italia e questa specifica banca e altre banche. Li voglio anche citare perché sono noti: l'acquisto di Palazzo Repetta, la sede della Banca d'Italia di Vicenza, che è stato invenduto per anni e poi ha trovato nella Banca Popolare di Vicenza un compratore generoso. Che non so se l'ha fatto e può essere giudicato questa azione come un incauto acquisto o come un atto generoso senza nulla in cambio. Secondo me qualche sospetto ci deve pure essere. C'è stata l'assunzione di ex ispettori che hanno operato appunto come ispettori della Banca d'Italia all'interno della Banca Popolare di Vicenza e che sono stati successivamente assunti a livelli apicali della banca stessa, addirittura in un caso come responsabile dell'audit interno della banca. E poi, come ho accennato prima, azioni che hanno ispirato e orientato le scelte strategiche di questa banca e di altre banche, come acquisizioni, fusioni, Veneto Banca, Banca d'Etruria, Cariprato, come già accennato. Il risultato di questa mancata sorveglianza, di questo mancato allarme dato al popolo, dei risparmiatori, dei soci di queste che erano banche popolari, con tutto quello che ne consegue, adesso non mi dilungo, ma Banca Popolare aveva un ruolo e un'identità e rappresentava qualcosa di ben preciso e specifico per i risparmiatori, per le piccole imprese, per chi l'aveva come riferimento nel territorio. Il risultato è stato che, e mi limito solo alle ultime azioni, diciamo,
delinquenziali che sono state commesse negli anni specifici 2013-2014, quando le evidenze erano ormai acclarate, quando i famosi prestiti baciati erano già stati scoperti, fra virgolette, erano stati comunque registrati dalla sorveglianza della banca, quando la mala gestio, il sovrapprezzo delle azioni era di tutta evidenza, ebbene la Banca d'Italia e la Consob hanno consentito che in questi due anni fossero vendute qualcosa come l'equivalente di 1 miliardo in valore di nuove azioni, con 40.000 nuovi soci su 105.000, quindi una buona fetta di soci, fatti per la maggior parte di piccoli azionisti, piccoli soci, piccoli risparmiatori, di sicuro non società di risparmio istituzionali, che quindi avevano anche scarsi mezzi di conoscenza del rischio che andavano a correre comprando queste azioni, che erano evidentemente sopravvalutate e gravemente illiquide. E negli stessi anni c'è stata una conversione di 253 milioni di obbligazioni convertibili in azioni, valutate queste a un prezzo un po' più basso, 48 euro, ma sempre a cifre ovviamente astronomiche rispetto al valore reale di queste azioni, che poi si è rivelato sostanzialmente nullo. Questo è uno dei rilievi, ma è da tempo che l'azione della Banca d'Italia è sottoposta a critiche, ad esempio nell'intempestività che ha dimostrato quando nel 2012 altri paesi europei come la Spagna, il Portogallo hanno messo in sicurezza il loro sistema creditizio attingendo al fondo salva stati di cui l'Italia è uno dei principali contribuenti, e secondo invece la Banca d'Italia in quegli stessi anni il sistema creditizio italiano, già gravemente affossato, comunque appesantito da una mole consistente di NPL, secondo invece il parere della Banca d'Italia, il sistema creditizio italiano non correva nessun pericolo, era fra i più sani di Europa, fra i più solidi, e quindi non richiedeva nessun tipo di intervento straordinario, che invece abbiamo capito a posteriori era quantomeno opportuno. Ma poi insieme al governo, e qui la responsabilità è anche dei precedenti e dell'attuale governo, si è resa responsabile di un'azione ai limiti del dilettantesco nell'affrontare, nel cercare di risolvere una crisi bancaria che è ancora lì tutta da risolvere, sbagliando i tempi e i modi, creando un panico nel mondo dei risparmiatori, nel sistema bancario in generale, che non ha fatto che aggravare la situazione, affossare il sistema creditizio ancora di più e rendere impossibile un qualsivoglia risanamento del sistema. È utile anche in questa fase fare una riflessione e dare un po' di numeri, perché sono stati in totale persi in questi ultimi 5 anni 15,6 miliardi di capitali investiti in azioni delle banche, non solo le banche popolari venete, ma anche le banche poste in risoluzione come Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche, Cari Chieti, e per un totale, senza contare la ricapitalizzazione poi di MPS avvenuta con risorse dello Stato, quindi con i soldi dei contribuenti, che in gran parte sono anche risparmiatori, con una media per singolo risparmiatore di 71.600 euro persi. In molti casi questi soldi sono frutto di sacrifici, lavoro, risparmi. Questi soldi servivano per garantire una vecchiaia dignitosa, lo studio dei figli, servivano a dare una prospettiva di vita meno povera e meno ostentata di quella che avevano vissuto queste persone che hanno perso tutto. Mi sembra che gli elementi per fare un esame di coscienza, una riflessione profonda e dare un segnale che sia anche simbolico al popolo dei risparmiatori e a chi è stato gravemente danneggiato da queste crisi vada dato, anche se questo può rompere degli equilibri, compromettere degli equilibri di potere all'interno delle istituzioni, perché gli eventi che si sono verificati sono gravi, non si può far finta di niente, e questo segnale, che anche fosse un segnale minimo, va dato perché altrimenti la fiducia nel sistema viene ad essere gravemente danneggiata, se non persa in modo irrecuperabile. Grazie. Presidente, noi chiediamo la votazione per parti separate della mozione. Molto bene, ne prendiamo atto.